Borrozzino Moto, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Gruppo Rima Yamaka, via Arenaccia, Napoli. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Baccaro Elettroimpianti, accendi la tua luce. Prima, via Orazio 73, Napoli. Ed eccoci qua, benvenuti ancora una volta a Starbikers, appuntamento numero 417. Siete nel nostro consueto spazio dedicato al mondo del motociclismo in campagna e non solo. Allora, puntata molto interessante questa, perché con gli altri servizi che vi lanceremo saremo in compagnia soprattutto del nostro Raffaele De Rosa. Ciao Raffaele, buonasera. Buonasera, ciao a tutti gli amici di Starbikers. Raffaele che ci ha ospitato qui nella sua splendida casa fuori grotta, pronto, hai fatto la valigia? No, dai, ci vuole ancora qualche giorno. Allora, sì, perché insomma, se avete seguito un po' i nostri comunicati, avete visto un po' in rete, so che voi lo fate, siete sempre molto informati. Raffaele, in extremis, diciamo, anche se la trattativa è stata, in realtà viene dall'anno scorso, perché è riuscito a raggiungere un accordo con il team Lorini e con la Honda CBR 600RR, il nostro Raffaele disputerà il mondiale Supersport, appunto, partendo proprio dall'Australia con la prima gara. Eri convinto comunque che ce l'avresti fatta a raggiungere un accordo con questo team, con cui hai corso l'anno scorso, anche discretamente, perché mi sembra che il pacchetto è buono? Sì, sicuramente ho fatto un po' di gare l'anno scorso, perché chiaramente ho incominciato la stagione già inoltrata, era molto difficile anche completare tutta la stagione, anche loro avevano degli impegni, quindi non è stato semplice. Loro era il primo anno che affrontavano l'esperienza del mondiale, diciamo a pieno ritmo, ma già hanno avuto altre partecipazioni come i fratelli Lorini. E quest'anno, diciamo, sono convinto che con l'esperienza che hanno in più si può fare molto bene, perché sono delle persone veramente credo capaci. Abbiamo cercato di metterci d'accordo su qualche dettaglio tecnico più che altro, e siamo riusciti a trovare l'accordo, ma siamo felici entrambi di correre. Sai, io dicevo prima, diciamo nel fuori onda, no? Che facendo i conti qua sono passati 10 anni dal tuo esordio nel mondo mondiale, diciamo che parte la nona stagione, diciamo, da titolare, diciamolo così, però insomma tu nel 2004 hai esordito, quindi insomma sei cresciuto, ne hai viste di cotte e di crude, 2 tempi, 4 tempi, 2 cilindri, 4 cilindri, insomma adesso arrivi su questa moto che è una derivata di serie tra virgolette, perché anche in Supersport ci si lavora bene su queste motociclette. Come ti è apparsa questa CBR? Ah, me l'avevi detto tu che avevo 10 anni, non me l'aspettavo che avevo 10 anni di... Allora, bisogna fare certi conti, vero? Sì, è vero. No, la CBR, diciamo, quest'anno è uscita anche la nuova versione 2013, che la useremo alcune parti in Australia, a Phillip Island, mentre diciamo la moto completa la useremo la prima gara in Europa. Ma cambia, diciamo, poco, non cambia molto dal vecchio CBR, cambiano un po' particolari nel telaio, tipo rigidezze e la carenatura fondamentalmente, quindi più o meno la moto è sempre questa. Più che altro quello che fa un po' la differenza è il lavoro che si fa a casa adesso, diciamo, anche che si è dovuto già fare quest'inverno da mettere a posto le moto. E niente, noi abbiamo un buon supporto dalla Honda Italia, che ci dà una mano ad affrontare la stagione. E le moto comunque, come dicevi, sono molto simili a una moto di serie, però fa la differenza, diciamo, la messa a punto più che altro. Ci sono molti più mezzi per metterla a punto, come la telemetria, si sta usando anche il controllo di trazione, anche se il 600 non ne ha tanto bisogno, perché diciamo non ha tutti questi cavalli, però diciamo è tutto un insieme che poi dopo si sente, fa la differenza. Senti, io so che tu ami anche prepararti gli adesivi, le grafiche con i nostri amici che stanno sempre lì in zona centrale, nei pressi del Castel Maschiangioino. Sì, ormai facciamo un po' di pubblicità. Come no, ormai è una vita che faccio i miei numeri, li devo fare per scaramanzia, li devo fare là, e poi dopo del resto sono amici e si sono sempre messi a mia disposizione, quindi non posso solo che ringraziarli. Ma citiamoli. Art Deco, Umberto e Vincenzo. Tra l'altro grandi appassionati, anche i tuoi tifosi. Voglio farti una domanda, anche se insomma fatta a un pilota,
è un po' strana, perché i piloti dovrebbero correre e non interessarsi, insomma, sempre di procacciare sponsor, che ormai questa è una storia vecchia, nel senso, anzi è una storia nuova, perché sta diventando nuova rispetto a qualche anno fa, insomma, c'è questa problematica. E, però il fatto che la Superbike e quindi anche la Supersport quest'anno saranno trasmesse da Mediaset aumenterà un po' la visibilità. Pensi che questo potrebbe essere un buon elemento per cercare e quindi trovare sponsor? È sempre più fondamentale, perché purtroppo correre costa tantissimo. Dice, è una cosa positiva? Sì, sicuramente sarà positivo correre sulle reti Mediaset. Diciamo, l'appassionato prima era un po' più in difficoltà con anche soprattutto anche la Supersport, le categorie un po' più piccole, mentre adesso, avendo la copertura così vasta, diciamo, c'è sicuramente più interesse. Ma lo sponsor in questo momento, secondo me, è la cosa più difficile, non è tanto la visibilità. Io credo che magari a chiunque, a qualsiasi azienda, farebbe piacere avere una visibilità del genere, ma credo è proprio il momento difficile che si sta affrontando, quindi più che altro è quella la difficoltà a ricevere, a trovare sponsor. Noi approfittiamo anche di questa sede, insomma, per lanciare un messaggio: se qualche azienda vuol fare il giro del mondo con Raffaele De Rosa, è una bellissima vetrina, anche perché, a parte il giro del mondo, ma come detto, insomma, sulle reti Mediaset c'è la visibilità che merita, è giusto così. Anche se con la 7, insomma, si difendevano questi campionati. Sì, poi sì. La 7 aveva trasmesso Mondiale Supersport per una stagione, quando c'era Luca Scassa che stava andando fortissimo, poi... Sì, dai, si è un po' livellato anche un po', sai, magari forse anche questa cosa, differenza Superbike, MotoGP, che anche se credo che un po' fra qualche anno si unirà un po' tutto, quindi bisogna vedere, aspettare un po' e vedere cosa succede. Negli ultimi giorni la notizia che Alex Baldolini ti accompagnerà con il team Lorini nel Mondiale Supersport. Ci sarà innanzitutto un po' di bagarre in casa e poi bisogna vedersela con gli altri piloti, ma in generale com'è il livello di questi piloti? Ma il livello anche proprio del campionato in generale, secondo me, si è alzato già dall'anno scorso con Cruzel, Sofoglu, Talmaxi, Baldolini e un po' di altri piloti. Quest'anno comunque rimane il campione in carica Sofoglu, e anche noi italiani siamo io, Baldolini, Scassa, che comunque è stato di riferimento per l'anno prima, e poi dopo c'è Antonelli e Tamburini, se non sbaglio. E avere comunque nella stessa squadra il pilota italiano che è stato più bravo l'anno prima, anzi, è anche uno stimolo in più per fare meglio, e quindi non vedo l'ora di cominciare a confrontarmi. È bello che poi la fase invernale si parla, però insomma cresce solo l'attesa e l'adrenalina in questo momento. Sì, infatti non vedo l'ora di arrivare in Australia. Tra l'altro Australia è una pista che, insomma, non possiamo non fare questa citazione, perché per la prima volta un pilota napoletano, appunto Raffaele De Rosa, sale sul podio del mondiale, ed è successo proprio lì, su quella pista che è un po' magica, no? Anche per l'atmosfera, per lo scenario. Il circuito è veramente fantastico, è uno dei circuiti, forse il circuito più veloce che c'è, diciamo, nel campionato. E sì, là ho fatto il mio primo podio. Diciamo, i miei primi risultati più soddisfacenti sono venuti da Phillip Island. Beh, sarà sicuramente un buon auspicio, oltre a uno stimolo a fare meglio. Battuta finale, voglio farti un po', insomma, ringraziare, perché ci sarà qualche azienda, penso in particolare, che tu voglia salutare e ringraziare, e poi ricevi anche la tua famiglia soprattutto. Sì, sicuramente, la mia famiglia mi ha sempre appoggiato e mi continuerà ad appoggiarmi. Anche i nipotini che fanno minicross, si divertono con la moto. E mio padre in primis, e poi dopo comunque tutta la famiglia che mi accompagna. Quest'anno c'ho anche l'appoggio del ristorante Como Napolè, che sono prima di tutto dei miei amici e poi dopo dei tifosi, e dove vado purtroppo adesso mangio la pizza solo a Como. Stranissima sta cosa. Fa una pizza buonissima. Allora sono andato là. Sono napoletani, sì, sono napoletani, hanno, diciamo, il forno tipico nostro napoletano, e vado là e mi faccio una bella scorpacciata di pizza. E poi ci stava un'altra azienda, so. E Caldaie Murae, che è sempre di un mio amico Alessio Perrucci, quindi che mi accompagna durante questa stagione. In chiusura, veramente io ti voglio fare il più grosso in bocca al lupo che ti ho fatto da quando ti conosco, cioè da 10 anni a questa parte, e spero veramente che ti possa portare fortuna. Crepi il lupo, crepi il lupo. Beh, allora
Raffaele sicuramente lo rivedremo, perché adesso inizierà il mondiale, quindi seguitelo, mondiale Supersport, ricordate, Mediaset, Italia 1 o Italia 2, non so adesso, vedremo come si divideranno. Le prime gare andranno sicuramente su Italia 2, già ci saranno gli orari su internet, si trovano sicuramente, e poi dopo si vedrà. Perfetto. Allora, è tutto qui da Fuori Rotta, Casa De Rosa, ci vediamo settimana prossima per Star Bikers numero 418. Ciao.